Ed eccoci qui, dopo una gara d'assenza, arriviamo in quel di Spa. Spa che si prospetta, come vedete, subito con la pioggia. E qui, chi mi conosce al passato, che se ho sempre avuto un rendimento migliore sul bagnato, esulterà. E c'è poco da esultare invece, perché? Perché praticamente sono stato, penso, l'unico, se non tra i pochi, a non essersi allenato sul bagnato. Cioè, neanche sull'asciutto mi sono allenato granché, però pazienza. Ho fatto 4 giri sul bagnato perché mi sono detto: vuoi che questa volta viene a piovere? Bello che Citi me l'aveva pure detto, va che c'è la pioggia, so che io non mi sono fidato e questo è il risultato. Mi sono trovato a governare una macchina con qualche problema proprio minimo, in entrata imprecisa, molto sotto sterzo. Se mi trovavo a forzare la macchina tendeva a farmi pendolo e in uscita, anche se la facevo bene, non avevo avevo di trazione o grip, ero indeciso, ho detto trip. Non avevo trazione. Raccontandovi in breve quella che è stata questa gara, ci siamo trovati in gara 1 in alto mare. Purtroppo dovevo capire come funzionava, come poteva andare la macchina in col carico di benzina, e mi sono trovato ad avere un passo molto lento a inizio gara, che pian piano è migliorato. Al contrario, mentre gara 1 è stata un po' particolare, gara 2 non esagero quando dico che è stata una delle gare più belle che ho fatto negli ultimi tempi. È stata una battaglia molto, molto dura, molto aggressiva, ma credo anche molto corretta. Per una volta posso dire di essermi divertito in una gara sprint. Finalmente oserei dire perché. In Spagna ero primo e ho fatto quella puttanata con una Pulitan a Monte Carlo. Giaggio mi sbatte fuori, mi rompe l'ala, che potevo arrivare tranquillamente a podio. Poi, cosa c'è stata? Austria, vabbè, non avevo gran passo, quindi l'unica cosa che potevo dire è stato un contatto che mi ha disfatto l'ala, ma pazienza. In Inghilterra ho disfatto l'ala perché mi sono sbagliato io. Finalmente una gara divertente, ma basta raccontare. È il momento degli highlights. Cazzo, ha fatto sto tipo a darmi 13 secondi inizio gara? She ain't moving slow, she's taking control, pushing
Adesso i 5 semafori rossi si illuminano in questo istante e scatta la sprint race del Gran Premio del Belgio categoria Formula 2. Borussia Dijon campana addirittura su Giacomo Meris, ha provato un sorpasso che in quella situazione, in quel contesto, era davvero molto rischioso. Ne approfitta Daniel Sanzone che si affianca al pilota della Prema in ingresso di Lecombe. All'esterno Sanzone, all'interno Campana, Campana stacca più profonda, arriva dietro anche Nicola Rivieri, grande partenza di... Daggio è il nuovo leader della corsa e Patrick Campana che ha le prese con un Daniel Sanzone molto veloce, lo abbiamo visto competitivo nella parte finale della feature race. Scusami, Campana quasi al contatto, no, c'è stato il contatto su Samuele Orsini e riesce a passare, che traverso, con quel traverso è riuscito a chiudere il sorpasso. L'altrella su Patrick Campana da Source. Olivieri 5 secondi di penalità, entra nel box per sostituire l'ala anteriore, l'altrella sale al terzo posto. Campana e l'altrella hanno passato, Campana e Sinestra scusate hanno passato Andrav, che quindi perde due posizioni, Campana terzo, l'altrella adesso in quinto con Sinestra che ne approfitta per salire al quarto posto e questi sono i due piloti più veloci, andando poi a riprendere i risultati della pitch race, quarto giro, siamo a metà gara, scuota tantissimo Campana che non riesce a mantenere dritta la propria Prema. Sinestra si porta all'esterno, segue in scia l'altrella, ma quanto va forte Prema, oh che staccata di Spadi che trova un interno, si crea il varco, si crea lo spazio, va a botte con Patrick Campana per trovare la posizione, per cercare quella posizione, si infila anche Andrea l'altrella, forse si aprono addirittura in tre, prima di curva 10 l'altrella passa Daniele Spadi, traiettoria tutta esterna, traiettoria da bagnato per Daniele Spadi, mentre Riccardo De Marchi purtroppo si ritira dalla sprint race. Spadi molto aggressivo ma ha perso una posizione sull'altrella che adesso va alla caccia della zona podio, cavalcando forse al buon Campana, no, chiude la porta, allarga le spalle, va largo però in percorrenza curva, accelera sul cordolo, c'è stata una botta che porta largo Patrick Campana. Oh, che cazzo sto facendo io qui? Certo. Perfetto, penalità ultimo giro. Ma vaffanculo, eh. Non posso più. Che idiota io, che scassone. Che 3 secondi mi hanno rovinato, Dio, questo poteva essere quarto.